Nel merito, non possiamo noi subire un'ulteriore contrazione degli emendamenti già contingentati, quindi già ridotti all'osso, dopo che anche in Commissione c'è stato un dibattito di sole 2 ore su questo provvedimento, a causa del fatto che la maggioranza ha messo questo provvedimento, è arrivato blindato e quindi non potrà essere in alcun modo modificato, non possiamo tollerare che questa già riduzione e contingentamento venga ulteriormente contingentato e ci sia un'ulteriore riduzione degli emendamenti già ridicoli che le minoranze possono presentare su questo emendamento. Quindi ricordo che era stata fatta una richiesta espressa di convocazione dell'Ufficio di Presidenza per dirimere la questione e per appunto eliminare questa richiesta che proviene dalla Presidenza, che a nostro avviso è ingiustificabile. Grazie. La ringrazio. È iscritta a parlare l'onorevole Borghesi. Sì, Presidente, perché resti agli atti che anche la Lega Nord è assolutamente contraria a questo modo di operare e all'applicazione di questa norma regolamentare così interpretata, in quanto riteniamo che nel passaggio dal Senato alla Camera i tempi siano stati già fin troppo ristretti per quanto riguarda sia la discussione all'interno delle commissioni, sia la possibilità di discussione in aula. E quindi un'ulteriore restrizione, anche data dal fatto di segnalare un ridottissimo numero di emendamenti, non va assolutamente a giovare ad una discussione su un provvedimento che dovrebbe essere strategico e importante per il futuro dei nostri studenti e quindi per il futuro del nostro Paese. Quindi che resti agli atti che la Lega Nord è assolutamente contraria all'applicazione così fatta del regolamento. Grazie. La ringrazio, è iscritto a parlare l'onorevole Palmieri, prego. Presidente, noi non siamo stati toccati dalla sua benevola ma ferma ingiunzione, però riteniamo che realmente non ci sia motivo per cui in un clima come quello che è stato descritto dai colleghi e che comprende anche la maggioranza, ricordo che noi in Commissione abbiamo lavorato nella differenza delle opinioni, delle posizioni, comunque in un clima sostanzialmente positivo e con questo approccio siamo qui in aula, insomma sarebbe auspicabile anche dal nostro punto di vista un ripensamento su questa materia, anche perché, come lei ha detto in premessa, il tema è molto caldo e quindi non è un venire incontro alle opposizioni, è semplicemente consentire a tutti di fare al meglio il lavoro per il quale sono in quest'Aula. Grazie. Grazie, è iscritto a parlare l'onorevole Bini. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Noi, come sempre, ci rimettiamo alle decisioni che la Presidenza vorrà assumere e le rispetteremo sempre e comunque.